Allora, questo vlogmas lo comincerò tardi. Che ore so, baby? Amo? 10 alle 8. Allora, a parte Giovanni qui. Ciao. Paolo. Giovanni che oramai è diventato parte di me integrante. Io mi mangio una. Lo devo mettere all'incontrario perché almeno un minimo qua su ci posso guardare. Se lo metto qua giù, me magno, se ce la faccio aprirla con una mano sola, una oliva, che so stra buone. Poi basta, non si finiscono. E oggi è il compleanno del mio angelo, angelo biondo. Poi amo io. È il compleanno di Alin. Yesterday, I love today. Saluta. Alleluia. Allora, ho visto il canale di una ragazza che fa video sul sul fumo delle sigarette. Oh. Se magna ed è simpatica, mi garba bestia. Forte. E questo sulle labbra. Guarda sto pezzo del merda. L'ha ammazzato? L'ha ammazzato il re. E è diventato re. Cioè, ho capito. Il demone Shannara. Allora vi faccio vedere, oggi abbiamo fatto un po' di shopping. Una vita da. Questa è la cosa più bella in assoluto, da accessorize, me lo chiederete. Ci mette i oh mio Dio, io ci metto le sigarette dentro. Poi, questo l'abbiamo comprato l'altro giorno alla OBS per casina nuova, quando avremo casina. Comunque questo è un Nick Suede che mi ha mandato Giulia. E poi ve l'ho messo sulla Instagram Story che mi è arrivato lo Skin Frost da Christian. Cioè so crollata quando l'ho visto, cioè. Comunque le cose più belle di oggi ve le faccio vedere e poi vi farò un video e ve le faccio vedere tutte. Comunque questo sta reggendo, me l'ho messo prima, mi sono addormentata. Queste sono le mie orecchie, cioè, scusatemi, cioè cosa non sono queste due palle nella testa, babbo, ma te questi li avevi visti? Il babbo è disperato. E poi ci sono molto molto, devo dire, bellissimi anche questi. Sempre accessorize, eh? Tutto ad accessorize. Oh yes! Oggi pomeriggio siamo andati a giro in città, c'avevo le due palle rosa nella testa, la gente. Ora metterei, no? Il coso della. Come si fanno gli effetti del video che fa. E poi ve lo faccio vedere casomai dopo, mi sono andata a prendere il top coat della Kiko. Però io volevo quello tutto argentato perché l'ho visto da Gabri. Mi arriva il telefono, c'è anche una diretta, io la voglio, mia figlia Laura, se no. Che cosa? Chi dà lei? Io. Tutto te? Sì, se lo volete lo mangio io. Ah, lei l'aveva tutto argentato come il tappo, invece io ho preso questo perché l'altro è in combo con due. Quindi questo 4,90€ mentre l'altro 7,90€. Comunque, ora mangiamo. E poi dopo casomai, basta. Ci vediamo, se vediamo dopo, se no, se vediamo domani. Allora, a parte che io da oggi andavo sempre a giro così, questo è un altro Nix Lingerie. Baldo! Baldanza! Quindi ora io mi metto a fare le faccende di casa, lavo due cocci e poi per l'ennesima volta andiamo di nuovo in letargo. No, oggi però siamo stati tutto il giorno a giro, eh. E si è fatto pranzo fuori e quindi. Ok. Si è fatto shopping, Alina ha comprato un paio di scarpe da ginnastica dal cinese, che so, la fine del mondo.
Io non sto prendendo un cavolo di disoccupazione, perché la disoccupazione la fanno negli arco dei 4 anni e visto che l'ultimo anno ho lavorato bene, gli altri anni comunque avevo più ditte, più cose, quindi stipendio comunque era quello era. La domiciliare era con la partita IVA e quindi prendo molto poco di disoccupazione in più. Ah già! Oggi Aline ha trovato Pascal, che è un piccioncino piccolo, caduto dal nido, l'ha preso. E l'abbiamo portato a casa, così mi babbo andava a comprargli da mangiare, l'ha governato e ora chiamerà il suo amico che c'ha un sacco di posto per tenerli. Abbiamo salvato il nostro piccioncino Pascal, anche perché l'altra volta vi ricordate che morì il piccione nel vlog? Invece Pascal ora sta bene e quindi siamo felici di aver salvato il piccione. Va bene, mi babbo e Ugo sono tornati dalla passeggiata fuori, io finisco di fare cocci, vi do la buonanotte, ciao figone. Malda! Oh, povero bambino! Stiamo guardando il libro della giungla, è favoloso! E il film, non l'avevo mai visto. Allora, vi voglio soltanto far vedere una cosa. Ho fatto una maschera, vediamo se riesco a farvela vedere. Ok. Allora, adesso non sto a dirvi niente, negli ingredienti, niente. Mo me la faccio, siccome in questi giorni mi sto facendo un po' di maschere, devo dire che la mia pelle sta buttando fuori le peggiori merde, infatti anche Gianluca, io Gianfranco, chi era, è venuto fuori per quello, quindi guardo un attimo com'è l'effetto, se poi dovesse essere buono vi faccio sapere, ok? Comunque ora noi ci guardiamo, a parte vi faccio vedere la Venere del Botticelli. Oh, lei è una Venere! E poi c'è quest'altro che è un mamma mia proprio, palle all'aria! E chi si è visto si è visto. E noi ci guardiamo Baloo che se mangia un chilo e mezzo di miele. Vi farò sapere. Naturalmente c'ho la papala qua su, cioè c'ho la pallina. Ciao love. Il risultato è questo. Quindi comincia anche già a tirare. Comunque ecco, io non ho messo in frigo la maschera perché comunque ne ho fatta una dose abbondante per non buttarla. E c'è Aline e Baldo che giocano come pazzi. Vi faccio sapere fra pochissimo. Allora, ce l'ho fatta. Il viso dopo la maschera è questo. Devo dire che sono molto soddisfatta, anche perché il caffè fa tipo da scrub. Io speravo che Giovanni andasse un pochino all'asilo o che ne so, a giocare a palla con i vicini, invece niente. Sta sempre in goppa a mamma e se ne va. Va bene, noi andiamo a letto perché a quest'ora è tardi. Io ora mi mangio 2 biscotti, ho trovato il top cut della vita e poi ve ne parlerò. Io vi mando un bacio e ci vediamo domani con il seguito del vlog. Vlogmas. Anzi, domani facciamo pure l'albero insieme. Ciao. Buongiorno, love. Cioè già tipo solo le 11, ma io mi sono alzata prestissimo oggi, tipo alle 8:30 quando Aline è andata dal babbo, già sveglia. E niente, ora volevo fare un video, ho tirato fuori la roba invernale perché mamma mia è veramente freddo. Vedi, col pallino lassù faccio meno fatica perché lassù mi torna meglio, mi si stacca le palline di continuo, ora alla fine poi mi sbarberò il labbro. E che vi volevo dire, qua piove, penso la sentirete l'acqua. Faccio vedere che bel tempo che è. E niente, volevo sapere se voi con le vostre mamme discutete in continuazione. La mia mamma è veramente difficile, una persona veramente complicata, siamo due opposti. Io abbozzo perché comunque insomma, non sono stata una figlia semplice, però starle vicino è davvero difficile. E io ora come ora sto bene, no? Però una persona è una persona, come fa la spugna, assorbe, poi alla fine un giorno screri e tratti male. La pubblicità, mi ero dimenticata di levare la wifi, c'ho una faccia che è pessima, cacchio, mi sono scordata di darmi la tua abbronzante prima di vestirmi. Guarda, mo mi svesto e me lo ridò, perché
A parte che comunque addosso non sono bianchissima, ma nemmeno nerissima. È proprio il viso che mi sbianca. Poi vabbè, qui c'è Giuliano Forever. Sempre più grande e mi fa sempre più male. Non dovrei ciccare per terra, ma tanto piove. Quindi non credo che gli rimarrà la cenere. E poi se gli rimane, fanculo. Che altro dirvi? Oh, voglio andare al lavoro, io a casa così a dritto. Cioè io se sto a casa così tanto tempo devo avere... Allora, non abbiamo la macchina e non ci possiamo muovere. Perché la mia super mercedesina, la SEA, è da buttare. Perché nel periodo, insomma, non l'ho guardata. Non mi aveva mai segnato che mancava l'olio e invece mancava un sacco d'olio. Noi l'abbiamo anche rimesso. Insomma, la macchina ha un sacco di problemi perché comunque l'ho guardata poco, quindi la macchina va venduta, che non va. La macchina di Aline ce l'hanno i suoi genitori. Siamo senza macchina, senza, cioè è una disperazione veramente, cioè abituati, persone come noi abituate a fare le nostre cose, quindi a casa nostra fare come cavolo ci pare, andare dove ci pare, ma in generale, no? Ritrovarsi così, cioè da pazzi. Però fino a che... Ciao, buongiorno. Buongiorno poco, perché tempo è quello che è, però... però comunque... per forza, per forza. Ciao. E cosa scordata stavo dicendo? Ah, che comunque il problema principale è che in casa mia veramente c'è, cioè, non regge, non ce la può fare. I miei genitori hanno sempre litigato tanto, no? E comunque sono due caratteri, sono due tori come un ariete. Hanno sempre discusso tanto, però comunque c'è, cioè, stanno sempre insieme, a differenza di genitori che conoscevo, di ragazze mie amiche, che praticamente non hanno mai litigato, però mo si sono divorziati e restano più insieme. Quindi c'è, per quanto possano aver litigato, no, vuol dire che gli importava, però sono due persone difficili, con due caratteri difficili, del resto altrimenti non avrebbero fatto me così difficile. Comunque basta parlare di queste cose, parliamo di cose belle. Allora, ieri ho preso questo, ve l'ho già fatto vedere, e dentro c'è, siamo passati da equivalenza lì a Siena, vedete i cosini del profumo, che ho preso la coppia di Narciso e ce l'ho spiattellata dentro, e ci metto le sigarette da Tiger, no, da Accessorize, così, cioè tipo, capito? E mi ci sta sia l'accendino che le sigarette, ed è una pacchia, perché trovare, per chi fuma lo sa, trovare le sigarette dentro la borsa, a meno che tu non le tenga in tasca, io tengo in tasca e le perdo, quindi cerco di evitare di tenerle in tasca. Allora, fa freddo, mi sono tirata sulle mani, adesso devo cercare di farvi un video e vi voglio mostrare i prodotti che mi sono arrivati, usarli e farveli vedere. Quindi niente, il problema è che qui la luce lascia a desiderare. Io vedo questi bei telefoni, no? Io quando vi faccio il video col telefono del mio babbo, la mia mamma non ce l'ha più rotto, lo deve ancora spedire, no? Rimanda. E il mio purtroppo è in cesso di telefono, cioè fa cagare. Quindi anche la risoluzione non è delle migliori, quindi quando la luce è bassa così, se non ho il telefono del babbo e quindi è al lavoro e non torna, il video fa pena. Quindi cerco sempre di usare l'altro telefono, l'altro telefono per darvi una qualità migliore, ma ragazzi, comunque ho diversi video già da mettere, quindi mi avvantaggio, perché poi quando mi parte il treno, ho trovato un top coat finalmente che riesco a darmi e quindi a far asciugare lo smalto senza che mi si rovini, e poi vi parlerò pure di quello. C'ho da fare i prodotti pure finiti, vabbè dai, stringiamo, vado a darmi un po' d'autoabbronzante in questa faccia, oh mio Dio, e poi vi cerco di farvi questo video. Anche se non credo che ce la farò, perché è tempaccio quando c'è sto tempo, mi cala la palpebra. Comunque dai, mamma mia che tempo. Ma qui è una settimana che piove, cioè a diritto, è piovuto a diritto, cioè non ci dà tregua. Io che cazzo ne so, meno male mancava l'acqua, almeno questa è la cosa positiva. Questo mi toccherà togliermelo, perché non mi c'entra il micro, cioè mi c'entra il microderma, ma mi va via come niente. Questi sono fissi, non si sono mai mossi, mentre questo non mi ci sta.
Questo vabbè è fisso, quindi questo non è, non ha il cosino intercambiabile. Questo sì, però secondo me, essendo stato 5-6 anni senza neroderma, c'entra così dentro di tutto e di più, quindi il neroderma non mi deve... Ho provato a metterci un ago, quindi a pulirlo e tutto quanto, ma nada, nada de nada. Oggi che giorno è? Aia, oggi è venerdì. Strano, dovevano aver già prelevato il prestito, e invece mi sembra che non l'hanno prelevato. Vado a darmi la sabbronzante. Allora, a me è arrivata una maschera perché ho fatto una collaborazione con un tipo di Amazon, un cinese, che mi ha mandato mi volevano mandare un peeling per i piedi. Allora, io purtroppo, dico purtroppo perché dovrebbe, uno dovrebbe curare anche quelli, e invece io piedi non me le cago di pezza, non li uso le cose per i piedi, e comunque ci sto poco dietro, quindi gli ho detto no, grazie, non mi interessa. E invece mi hanno mandato la maschera. Io avrei voluto quella dorata, perché comunque quella nera ce l'ho, però questa è della Liberetex, Bamboo Charcoal Mask nera, e comunque mi è arrivata praticamente in 2 giorni da Amazon. Vi lascerò poi, non so se ve le lascio qui o magari dove ve la farò vedere, e niente, vi faccio un po' sapere com'è, ok? Mo dovrei girare sto video, ma non c'è luce, cazzarola! Ma questa è proprio gialla, cazzo! Alla love! Allora, mi sono data una sistematina ai capelli per lasciarli sciolti con la... le mie farfalline tonde, perché sto veramente alla fine du monde, e ci stanno davvero bene. Allora, il trucco questo qua, ci ho fatto il video, ho fatto il get ready, mi tocca guardare laggiù finché me lo ricordo, però non so se ve lo metterò, perché innanzitutto non dico niente, cioè, lo sapete che a me i video in cui non dico niente non mi stanno molto simpatici, però volevo volevo mostrarvi. Ho finito di mangiare adesso, quindi mi volevo dare anarchy, quindi ho tolto quello che avevo, quel po' che mi era rimasto sulle labbra. Però devo dire che NYX e Lingerie a me per adesso mi hanno tenuto de brutto. Comunque ho già scordato che vi volevo dire, visto che non dico grandi cose, non lo so se lo metterò o no, anche perché il trucco che ho fatto, mamma, c'era il portacenere qui sopra, mica l'hai visto traballare. Pigliamo il piatto. E il trucco che faccio, allora, era partito con un trucco strafigo, no, di quelli, madonna, quel coso qua giù, però non si vede niente, devo tenere il telefono troppo alto. La telecamera è alta e riprende meglio, non mi tocca sta così. Allora, era partito un trucco strafigo, molto molto bello, tipo giallo dalle parti, invece è venuto una merda. È venuto una merda, e quindi sono costretta, penso, a non mettere il video, perché dai, già ho dei trucchi molto banali ultimamente, quindi c'è, oh my god. Se no dico che c'è un sacco di gente che non si sa truccare, va a finire che sono peggio di loro. Però se non c'ho ispirazione, io sono nella merda, non riesco a fare niente. Come del resto i tatuaggi, se non ho ispirazione non li riesco a disegnare. Quindi niente, penso che non ve lo metterò. Vi ho provato qualche prodottino che mi è stato mandato, non tutti, però diversi. Mi sono data lo Skin Frost qui come illuminante, che è molto scuro effettivamente, però devo dire che se uno se lo dà pochino o comunque una quantità decente. Allora, oggi dobbiamo portare la balda dal veterinario, quindi vi farò sto pezzetto di vlog così, e così almeno sfrutto un po' questo trucco per uscire, perché altrimenti, vero, ho tirato fuori vestiti invernali, quindi golf, golfini, c'ho tutti i leggings, io non so dove sono tutti i miei jeans, perché io tutti i vestiti ultimamente li avevo presi tutti con le collaborazioni. E i jeans con le collaborazioni
non si possono prendere, perché comunque il legging se lo prendi ti sta comunque, mentre se prendo i jeans ci sta che poi la taglia non mi va, se non mi sta come lo voglio non le porto e poi le sono buttate via. E quindi ho fatto caso che ho tutti i leggings. E mi ci fa freddo perché bene o male devo avere qualche cazzo di paio di pantaloni, insomma, perché... Belli questi pompom. Sì, questi pompom devo dire che sono favolosi, specialmente con i capelli sciolti. L'ho dovuti fonare per farli sta bellini, perché se mi leggo il cudo, se mi leggo i capelli e faccio il cudo, fanno cagare, non lo so perché. E quindi... sei sexy. Mi convincerà quasi di questa cosa. Comunque, ho perso quasi 4 palline da stamattina. Mi voglio fare un altro piercing, qua, qui, e me lo faccio fare da lui, perché l'altro giorno ho visto farlo. Ci facciamo i buchetti e inserisci, perché i microderma naturalmente i suoi sono spariti, quelli neri non sono più ritrovati, nonostante l'avessi metti tutti per benino, no? Niente. Quindi ora vediamo un po' se riusciamo a prenderli prima di Natale, a fare un ordine, altrimenti poi c'è il Natale di mezzo e arrivano ad anno nuovo, quindi non si è fatto niente. Gli ho comprato ieri un paio di scarpe da ginnastica dal cinese come regalo di compleanno. Sono pagate pochino, però le scarpe sono fighe, veramente molto belle. Ci fosse stato il mio numero l'avrei preso, ma naturalmente il mio numero non c'era. E quindi non l'ho potuta prendere, perché le mie scarpe dell'Adidas da ginnastica, quelle bianche, sono completamente da buttare nella spazzatura. Anzi, addirittura le possiamo buttare anche in cimaia. Io ho una flatulenza, me ne scapperebbe una anche adesso, ma siamo fuori, e fa rimbombo totale. Poi c'è la gente mi dice scurriggio. Io solitamente non le faccio che si sentano, no? Perché voglio essere un po'... C'ha il silenzio esulile. Perché vorrei essere un po' più delicata, perché già sono uno scaricatore di porto. Poi fra rutti, scurregge, vomito nel video, insomma, la cosa diventa veramente poco gradevole. Detto da me è tutto un dire. Comunque oggi mi ci starebbe bene pure un rosa. Occhio bagnato, ci abbiamo le ciabatte. Ah, le ciabatte. Vi faccio vedere che ci abbiamo le ciabatte natalizie. Guardate, Lui c'ha i canini. E io ho I micini, volevo batterli come ha fatto te, ma non sto in piedi, quindi non ce la faccio. Allora, le palline, ora ho quelle dorate, ma ieri sto comprate quelle rosa, che sono queste, e devo dire che sono molto belline. Il trucco così non sarebbe male, il problema è che poi, cioè per il tempo che ci ho impiegato e quello che volevo fare, è venuto tutta un'altra cosa. Comunque dai, ora vi saluto e ci rivediamo tra un po' quando portiamo la signorina Balda, che l'abbiamo già messa nel trasportino, finora a pianto, piccina. I capelli Balda. L'ho lavati ieri. No, Balda è brutto. Balda, io oramai la chiamo Balda perché è una bambina. Corto la Baldoria che è femminile. Io la chiamo Balda, la mia baldanza la chiamo. Una ragazza mi ha fatto su YouTube, mi ha fatto un commento e mi ha fatto: senti Amilla, ma chi è Ugo e chi è Pancrazio? Sono lo stesso cane o sono due cani diversi? Io ho detto no, è lo stesso cane, ma noi utilizziamo mille aggettivi e quindi è così. Va bene, ci vediamo dopo. Meno male ho trovato la robina invernale, perché questa felpetta che è di Pile ci si sta da Dio. Mi sono data un po' dato abbronzante, ma ho voglia di andare a farmi un par di lampade. Io non mi posso vedere bianca così, cioè per me è davvero un problema serio, cioè può diventare per me un serissimo problema. Sei quindi bianca come un morto. Cadaverica. Va bene, parla quello che è coloratissimo, cioè sembra figlio di un nero tipo, ok? Non si riporta. Va bene, a dopo. I kicci cacci on alone. Allora, oddio. Dunque, ma lo sapete che profuma davvero di narciso, amo? È veramente, veramente. Allora, io ho girato un video adesso dei prodotti finiti, di modo che ora vi scrivo tutta la lista dei prodotti che so e poi butto via ogni cosa. Perché vedete, sono sempre molto, sono più precisa possibile, vi scrivo tutte le cose, vi dico quello che mi sono data nei prodotti, dei prodotti sotto. Allora, devo fare il lavastoviglie. Siamo a casa nostra. Ah, e stiamo facendo l'alberino che avevamo a casa nostra, ve lo faccio vedere. Si fece via, amo? No, questo è stato fatto a casa nostra. No, no. Ci sapeva velo bianco, l'avevo in camera mia, capito?
Ah, c'aveva uno bianco lei, ma l'aveva più messo piccolo. Sua. Allora, hanno portato la balda dal veterinario e ce l'ha portato la mia mamma con la sua amica. E niente, noi adesso... Dimmi, Leda! Ma qua c'avevi l'alberino bianco, l'avevi messo lì? Sì, ma è più piccolo, questo è nostro! Ecco! Si ricorda tutto, Aleda, Allora, il trucco, se... Non so se lo notate, che il trucco me lo sono fatto oggi, alle 2... No, prima? Non lo ricordo, comunque è un trucco che mi sono fatta oggi, mi sta reggendo a palla. Sì, al contouring... Mi sta reggendo, vabbè, gli occhi mi reggono sempre a me, tantissimo. Poi c'è naturalmente... Ecco, brava Kami, non fa pari che dare l'aspirapolvere, portare la cenere in terra. E qua il tempo è orribile. Oh, è passato dietro. Se vedete un fantasmino ogni tanto passare, poi c'è Filippo con la sua ragazza. Allora, si tira giù il blappo leggibile, perché oramai è buio. Allora lui dice che cazzo me ne frega, bisogna fare il vlogmas e quindi niente, gli racconto quello che devo fare. E ora se continua poi ve lo inquadro anche in ciabatte, così lo farò sotterrare. Cioè, c'ho Giuliano qui che è sempre più grosso. Anarchy è sempre qui, non si è mosso. E niente. E ora faccio tutto questo ben di Dio qui. Domani è sabato, andiamo a mangiare al Sushigo. Ho preso... Ecco, mi si è staccata la... Porca troia. Per mangiare. Allora, domani si va a mangiare al Sushigo perché è il compleanno di Alin. Volevo vedere se riuscivo a mettere il telefono da qualche parte, ma... Bisognerebbe comprarsi, ce l'avevo, non so se vi ricordavate, avevo comprato il cavalletto a suo tempo, che però la mia macchina fotografica avevo si è rotta. Ciao. Quindi domani andiamo a mangiare al Sushigo tutti insieme appassionatamente, quindi solo la Leda rimane a casa perché la Leda non ce la fa a camminare. Mi sono ridata lo skin frost. Che la Mirnina, la mia Mirna, ti devo, come si dice, non screditare, ti devo, no, nel senso, va bene invece, va bene, è scuro, però certo, uno se lo, un attimino, lo avete capito. Comunque adesso taglio, perché vi voglio far vedere l'albero finito, quindi ora mi metto a facocci, e poi così vi famo vedere l'albero finito. E le unghie, naturalmente, mi si è sbocconcellato un dito. Vabbè. Perché i colori chiari mi piacciono molto. Però devo dire che d'estate, amico, d'estate si mette il pigiamino. Devo dire che di questi periodi i colori chiari non mi fanno troppo impazzire. Comunque, dai, faccio il rassetto alla cucina tipo Cenerentola. No, dai, cioè, non faccio mai un cazzo. Quindi se mi metto a rassettare un po' la cucina, va bene. E ci sentiamo e ci vediamo più tardi, così vi famo vedere l'alberello finisciuto. Anzi, mi sono sciolta la pelle, ma io con i capelli sciolti in ceposta sta, e quindi mo me li leggo proprio per facci, poi e tutti i giorni so con i miei pallini, li amo. Stava per cascare il telefono naturalmente. Allora, abbiamo finito l'albero, ci ha aiutato anche Chiara naturalmente. Allora ve lo facciamo vedere, si vede, guarda un po'. Si vede? Alin ci ha messo pure la stella, che figata. L'abbiamo fatto blu, d'oro, perché l'anno scorso si fece blu, no, ostia, si fece blu e argento, sì. Mentre, oddio piano Alin, oh mio Dio, quella tragedia sta a vedere. Sì, stacca le cose. Aspetta, fermo, lì. Aspetta. Allora, ve lo faccio vedere finito. Jingle bell, jingle... Ah, chiudi le luci, Alin. Così. Ma così non lo vedo. No, ora l'ho fatto vedere, poi si vede. Questo suono che sentite è Ugo che sta mangiando il suo bocchino. C'ha il bocchino a maialino. Eccolo qua. Abbiamo deciso di non esagerare con le luci, perché sennò erano troppe, vero? E questo è l'alberino di Natale.
Vai, col Babbo Natale in fondo. E la renna, bisogna metterci la renna. Va bene, ecco. Piano Ugo, c'è le palle. E infatti, Babbo. Allora, ci si mette pure le palle, la renna, le palle. Vai, la renna con... Ma con codesto no, amo. Diventa troppo, troppa roba poi. Quindi mettiamo qua giù la rennina. Eccola qua, eccola. Rennina e Babbo Natale, vai. A posto, vai, siamo contenti. Si buttano queste perché non funzionano. No, no, da noia con questa. Perché no? Oddio, oddio, gli è preso 5 minuti. Lo fa. Vero Ugo? Sì, amore, che fai? Madonna, se ti apro. Quello è il suo ciuccetto a maialino che gli si è preso l'altro giorno da Tiger. Va bene, dai, l'albero ve l'ho fatto vedere. Finalmente è Natale anche in casa nostra. Quindi mo ci abbiamo da fare a cena, perché il babbo va a cena fuori, e se Pillo va a cena fuori bisogna cercare di farsi qualcosa a mangiare. E niente, dai, ecco, Ugo è andato, non so perché qua, poi torna con là. Vi mando un bacione, se vi saluto dopo prima di andare a letto, e altrimenti se no ci vediamo domani. Ciao love.